locos persiguiendo una canción, comiendo cristales rotos, escupiendo rock and roll, navegando en el empeño de llegar alguna vez. Siamo qui oggi a Piazza Plebiscito per il Race of the Cure, un evento molto importante che è indirizzato fondamentalmente alla raccolta di fondi per i tumori al seno. Siamo qui con due ospiti molto importanti, con Carla Di Somma dell'endocrinologia della Federico II e Silvia Savastano, sempre endocrinologia Federico II. Ok, perfetto. Volevamo chiedere quanto sia importante per lei questo evento e cosa significa per lei questo evento. Allora, questo evento è importante perché è importante prevenire in medicina. La prevenzione è importantissima sia per quanto riguarda il cancro, ma anche per altre patologie che sono prettamente endocrinologiche e non riguardano solo i tumori, ma anche l'obesità, l'osteoporosi, i problemi tiroidei, che sono non solo il carcinoma tiroideo, cioè il tumore della tiroide, ma anche i noduli tiroidei non tumorali. Ed ancora siamo presenti qua come endocrinologia anche per la prevenzione andrologica. Quindi l'endocrinologia è una materia che studia tutti gli ormoni, che riguarda un po' tutte le ghiandole, come vi diceva, la tiroide, i testicoli, le gonadi, ed ancora appunto il metabolismo, il diabete e l'obesità e l'osteoporosi. L'osteoporosi, che è una patologia molto importante insieme all'obesità, perché sono delle patologie sociali e hanno dei costi sociali molto elevati, soprattutto legati alle loro complicanze, quali la frattura scheletrica, che è una delle principali complicanze dell'osteoporosi. Quindi prevenire e dare dei suggerimenti riguardo l'alimentazione, riguardo le misure che possono essere adottate per prevenire questa patologia, è molto importante. Ok, perfetto. Quindi possiamo dire che questo evento è fondamentalmente indirizzato alla prevenzione. Quindi, secondo lei, dottoressa, quanto sia importante la prevenzione e soprattutto quanto sia importante mettersi anche in gioco, perché molte persone hanno paura di andarsi a controllare per determinate patologie? E così, per sapere quanto è importante basta darsi semplicemente uno sguardo qui intorno, a 360 gradi, siamo tantissimi, la Campania purtroppo ha la maglia nera per quanto riguarda l'obesità infantile e anche per quanto riguarda l'obesità degli adulti siamo al 40% tra sovrappeso e obesità. Questo significa che tutti devono rimboccarsi le maniche e tutti devono lavorare. Prevenire l'obesità significa prevenire tutte le malattie croniche, compreso il cancro, e quindi dobbiamo lavorare un po' tutti. Ok, perfetto, ringraziamo le dottoresse e le auguriamo buona giornata. Siamo qui con il presidente della Comen Campania, Tommaso Mandato. Allora, presidente, lei cosa ne pensa di questo evento e soprattutto come mai ha voluto organizzare questo evento? Ma questa è la terza edizione qui a Napoli, questo è un evento che è nato 14 anni fa a Roma. Io ho avuto la possibilità di conoscere questo evento 4 anni fa a Roma, ho partecipato e mi sono praticamente innamorato di questa iniziativa e ho ritenuto che secondo me anche a Napoli ci doveva essere un'occasione del genere. E così insieme a tanti altri amici abbiamo organizzato questa manifestazione, che è partita molto bene 2 anni fa, è proseguita l'anno scorso con un certo successo e oggi siamo contentissimi, dopo i primi 2 giorni, di vedere un bel riscontro di persone che sono venute in piazza. Ok, noi guardandoci intorno possiamo vedere molte persone che hanno deciso di prestarsi a una prevenzione, perché fondamentalmente questo evento è stato finalizzato soprattutto per la prevenzione. Quanto sia importante la prevenzione oggi, soprattutto oggi che le persone, diciamo, hanno un po' paura di andarsi a controllare per determinate patologie? Ecco, bravo, tu hai usato due concetti importantissimi. Uno, l'importanza della prevenzione, che è fondamentale nella vita moderna, soprattutto per evitare poi di ammalarsi e quindi poi di dover arrivare a curarsi. E poi ho usato un termine molto importante, che è la paura, c'è quasi un tabù parlare di prevenzione, di malattia. E allora noi qui a Napoli abbiamo cercato di differenziare quella che è l'organizzazione di questo evento. Non parliamo soltanto di prevenzione, non parliamo soltanto di malattie, non parliamo soltanto di problematiche. Come avete ben visto, abbiamo organizzato un villaggio con una serie di eventi collaterali, proprio per permettere alle famiglie intere di venire, di raggiungerci qui in piazza con i bambini, dove ci sono l'area bimbi, dove c'è l'area sport, dove c'è la possibilità praticamente per tutti di dover fare qualcosa. Portando le famiglie in piazza per qualsiasi ragione, riusciamo a parlare loro anche di prevenzione. Ok, perfetto, ringraziamo il
l'avvocato Tommaso Mandato e in linea alla redazione. Grazie. Biana, ci dicevi prima responsabile dei volontari. Qual è il tuo ruolo qui come responsabile e il ruolo dei volontari in questa organizzazione? Allora, i volontari sono la base di questa manifestazione. Senza di loro non potremmo essere qui in piazza e gestire un evento così grande. Quindi i volontari della Comen sono la parte più importante di questa manifestazione. E la Comen sarebbe l'associazione che ha organizzato l'evento? Che si occupa della prevenzione e la ricerca contro il tumore al seno. Siamo in piazza qui a Napoli da 3 anni, organizziamo questo evento per promuovere essenzialmente la ricerca e quindi informare le donne che è importante controllarsi, perché il tumore al seno, se preso per tempo, può essere vinto. E quindi lo scopo di questa manifestazione è essenzialmente questo: ricordare alle donne di fare mammografie, ecografie e verificare insomma la loro situazione medica. Quindi il primo diciamo messaggio che diamo è questo. I volontari nello specifico ci aiutano nella gestione degli stand. Noi abbiamo uno stand volontari Comen, quindi reclutiamo dei nuovi volontari che possono aiutarci per le race, che sono questa manifestazione, ma anche durante l'anno insomma. Noi facciamo degli incontri dove facciamo formazione con i volontari e li prepariamo a questo evento. Quanto conta per voi, per te, la ricerca? Per me è importantissimo, prima di tutto perché faccio parte della Comen e quindi soprattutto sono una donna, e quindi il messaggio della prevenzione colpisce prima me in quanto donna, ma anche per tutti. I nostri volontari sono abituati anche a ricordare a tutti che devono promuovere la ricerca, quindi la ricerca è tutto, è fondamentale. Grazie, linea alla regia.